Cremona 1, un saluto a tutti da parte di Mauro Maffezzoni. Siamo a Di Maro, al campo sportivo comunale, dove sta per iniziare l'amichevole tra Cremonese e SPAL. Al mio fianco, per aiutarmi in questa telecronaca, Alessandro Sovarani, collega di Teleestense. Ciao Alessandro. Ciao, buona serata a tutti gli amici di Cremona, a tutti coloro i quali sono alla visione e all'ascolto. E allora andiamo subito con le formazioni, perché ci sono diverse assenze sia da una parte che dall'altra. Le squadre stanno per entrare in campo. Qua a Di Maro la tribuna è gremita, ci sono 700 posti disponibili e sono volati via con tanti tifosi provenienti sia da Ferrara che da Cremona. La Cremonese schiera quello che dovrebbe essere un 3-4-2-1 con Sar in porta, in difesa Vasquez, Bianchetti e Ravanelli, a centrocampo in fascia destra Ghiglione, in fascia sinistra Valeri, a centrocampo Castagnetti e Pichel, e poi a supporto della punta centrale Zaju dovrebbero giocare come trequartisti Tenkorang e Buonaiuto. Massimiliano Alvini ha a disposizione Cescoschi, Agazzi, Ndiaye, Sernicola, Baez, Valzania, Bartolomei, Asca, Sibar, Acella, Strizzolo, Gondo e Ciofani. Vi dicevamo delle assenze, sono 5 nelle fila grigiorosse. Non ci sono Radu, Zanimacchia, Kirikesh, Di Carmine e non c'è neanche Milanese. Per la formazione della SPAL lascio spazio al mio collega Alessandro Sovrani. Tradizionale 4-3-1-2, tanto caro a Roberto Venturato, anche in questo caso numerosi giocatori rimasti più che altro prudenzialmente a riposo. Vediamo comunque l'11 che Venturato ha deciso di schierare per la gara di congedo da questi 15 giorni in Val di Sole. La SPAL infatti ha effettuato la preparazione qui a due passi da Di Maro, ovvero a Mezzana. Tra i pali l'ex Alfonso, i difensori esterni sono a destra Almici, a sinistra Celia, coppia centrale composta da Arena e Varnier, in cabina di regia Esposito, affiancato da Murge e da Zanellato, con Mancoso sulla tre quarti alle spalle della coppia di Francesco e Finotto. In panchina trovano posto Tiam, Pomini, Nador, Peda, Dalle Mura, Saiani, Puletto, Dorazio, Viviani, Boccia, Rabbi, Rauti e Brams. Dicevamo delle tante assenze, alcune di peso, era attesa la coppia Lamantia e Moncini, giocatori che sono arrivati nel corso della settimana, sono già stati schierati nelle precedenti amichevoli, ma mai insieme. Oggi invece trovano posto unicamente in tribuna. A riposo sono rimasti anche i difensori Dickman, Meccariello e Tripaldelli, oltre al centrocampista Maestro, arrivato in settimana dalla Lazio, per cui a corto di preparazione, e Zuculini. E allora, tante assenze da una parte e dall'altra, ma amichevole di prestigio tra la Cremonese neopromossa in Serie A, e si alza l'asticella per i grigiorossi della difficoltà, perché si affronta una compagine di Serie B molto molto ambiziosa che vuole tentare quest'anno l'assalto alla Serie A. Ecco le squadre che entrano in campo in maglia rossa, vedete la Cremonese, e le squadre entrano in campo con la terna arbitrale formata dall'arbitro che è il signor Daniele Minelli di Varese. Gli assistenti sono Luca Mondin di Treviso e Davide Moro di Schio. Di gente ce n'è tantissima, c'è tanta curiosità per questa partita. Bello anche l'abbraccio tra i tifosi, diremo che c'è familiarità tra i grigiorossi e i biancoazzurri. Hai parlato di una SPAL che punta in alto, diciamoci la verità, sino a qualche giorno fa a Ferrara si guardava esclusivamente a cercare 5 squadre per evitare i play-out, se non la retrocessione diretta. Con l'arrivo di Lamantia e Moncini qualcosa è cambiato, però
allo stato attuale delle cose, con un gruppo ormai completo, perché in casa Spal mancano solo un centrocampista. La Spal non nasconde punta Proia, ma il Vicenza non vuole lasciare il suo giocatore senza un adeguato conguaglio economico. Potrebbe esserci un discorso legato alla trattativa aperta con il Lecce, dove dovrebbe approdare Di Francesco. Oggi però in campo Pantaleo Corvino vuole regalare al suo allenatore questo giocatore, però la trattativa è in corso e Corvino vorrebbe inserire anche una contropartita di carattere tecnico. Si parla di Maier, ma la Spal vorrebbe fare l'operazione a secco proprio per arrivare a Proia. Eventualmente, per completare l'organico, in casa biancozzurra si potrebbe andare alla ricerca di un jolly per il reparto arretrato. Diremo che la Spal sul fronte del mercato è molto più avanti rispetto alla Cremonese. E allora, pronti per il fischio d'inizio, sul pallone c'è Zaju. La Cremonese attaccherà rispetto ai vostri teleschermi in questo primo tempo da destra verso sinistra. Mano al cronometro, si inizia con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario prefissato, le 16:30, ma tutto è pronto adesso, davvero partiti, è iniziata la sfida tra Cremonese e Spal. C'è subito un lancio lungo per Zaju, pallone che arriva a Tenkorang, e vediamo subito la posizione di Tenkorang e Buonaiuto, che sono proprio sulla tre quarti alle spalle di Zaju in questo 3-4-2-1 della Cremonese. Questa è una variazione rispetto alla gara precedente, quella vinta contro il Fiorenzuola della Cremonese, che era partita con un 3-4-1-2. Stavolta sceglie due trequartisti alle spalle della punta centrale mister Alvini, ma è una mossa che faceva spesso, un cambiamento che fa spesso in allenamento e che faceva spesso anche nelle squadre che ha allenato in passato, anche a Perugia. Adesso c'è un calcio di punizione guadagnato dalla Spal, con sul punto di battuta il numero 4 Esposito pronto a calciare. Siamo al secondo minuto in corso, 0-0 il punteggio. Ecco, per quanto riguarda la Spal, vediamo inizialmente un Di Francesco molto largo, potrebbe eventualmente arretrare rispetto alle attese della vigilia la sua posizione alle spalle di Finotto, punta centrale. Intanto c'è questa bella tentativo di Mancosu. Di Mancosu al volo, appunto, potrebbero giocare Mancosu e Di Francesco alle spalle di Finotto. Vedremo se questa è una situazione tattica momentanea, oppure se questa è la scelta di Venturato, che però di norma difficilmente si sposta dal 4-3-1-2. Intanto il numero 9 Finotto dà una spintonata a Vasquez, quindi c'è il fallo, calcio di punizione già battuto. Prima abbiamo visto la prima, possiamo dire, occasione della partita su una punizione di Esposito. Adesso subito palla lunga in verticale, si è alzata però la bandierina del guardaline, c'è il gol, ma la posizione era di fuorigioco, e qua bisognerebbe rivedere praticamente un lancio in verticale da parte dei difensori della Cremonese per Zaju, è stato fischiato fuori gioco. Di Zaju si era parlato anche inizio mercato alla Spal, poi nulla se n'è fatto. Zaju, che viene da una stagione con l'Ascoli, era stato direttamente Bianchetti a lanciare Zaju, che era partito sul filo del fuorigioco. Stiamo rivedendo in bassa frequenza il replay, ma sicuramente era una posizione migliore per giudicare l'assistente. Sì, non c'è la possibilità di vedere il posizionamento dell'attaccante della Cremonese nel momento in cui parte il lancio. Pallone, esatto. E allora adesso riprende dalle retrovie il possesso palla della Spal. Attenzione adesso al numero 11 Di Francesco. Quindi gioca molto largo. Molto largo a sinistra, sì, anche lui un ex grigio rosso. Zaju intanto per Pickel, che esordisce oggi con la maglia della Cremonese. Lo svizzero giocava in Portogallo. Questa apertura per Valeri invece è troppo lunga e il pallone finisce in rimessa laterale.
rimessa laterale che è pronto a battere Almici, anche lui un ex grigio rosso. Almici serve Esposito, ancora Almici, all'indietro retropassaggio da parte del numero 6 Arena, palla lunga, Vasquez in anticipo, non vuole rischiare sul pressing di Mancosu, mette il pallone in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, pallone per il numero 7 Murgia e conquista un calcio d'angolo la Spal. Murgia, giocatore che la Spal ha messo sul mercato da tempo, anche perché non ha mai convinto quasi nelle sue parentesi ferraresi. L'anno scorso era andato in prestito al Perugia, Albini l'ha utilizzato pochissimo, non l'ha mai fatto partire da titolare, è rientrato a Ferrara, sta cercando di convincere Venturato con buone prestazioni nelle prime amichevoli, si vedrà se potrà restare a sua disposizione. Ancora Esposito, la battuta lontana giù, con la sua prestanza fisica era andato a dare manforte in area di rigore. Adesso attenzione al pallone per il numero 9 Finotto, lascia terminare il pallone Vasquez in sul fondo, rinvio dal fondo effettuato. Bianchetti, che è capitano, dirige la difesa, non c'è Kirikesh che aveva interpretato questo ruolo nelle precedenti amichevoli. Giù, dialoga con un compagno, serve Valeri, attenzione, cross di Valeri, palla in rimessa laterale e applaude il pubblico dello stadio di Di Maro. Rimessa laterale che adesso va a battere Valeri lungo l'out sinistro del campo, pallone in area di rigore, recupera la palla Castagnetti, anche lui un ex della Spal, con la Spal ha ottenuto due promozioni di consecutive, giusto? È l'uomo delle promozioni, perché poi è andato a Empoli, è salito anche con la casacca della formazione toscana in Serie A, un giocatore che ha lasciato un eccellente ricordo a Ferrara, non solo per le sue prestazioni ma anche per il carattere. Intanto viene fischiata una posizione di fuori gioco e quindi c'è calcio di punizione per la Spal, già battuto Varniere, Arena e Varniere vanno a servire Celia, che poi cerca in avanti il numero 10 Zanellato. Adesso la palla arriva dal Mici. Almici per Mancosu, palla per Murgia. Attenzione a questo intervento deciso, Zanellato dentro per Di Francesco, la lettura buona di Ravanelli che mette il pallone in rimessa laterale. Rimessa laterale sull'out di sinistra, viene servito ancora Di Francesco, cross in area di rigore, pallone che viene lasciato scorrere da Valeri. Valeri va a cercare subito Tenkorang, pallone per Buonaiuto. Fuori Buonaiuto che dà il pallone a, per questo cross, Ghiglione. Altro ex Spallina. Troppo lungo questo cross. Anche Ghiglione ha vestito la maglia della Spal, ma il trasferimento al Genoa. Parlavamo prima di Esposito, un altro giocatore che nella lista dei possibili partenti la Spal vorrebbe monetizzare dopo l'esordio in nazionale del centrocampista partenopeo. Si era parlato anche di un interessamento del Napoli, ma De Laurentiis ha assolutamente smentito questa voce, che era scaturita da un incontro tra il presidente del Napoli proprio qui a Di Maro, quello della Spal, Gioi Tacopina. Tanto è Mancosu che ha il possesso di sfera, attenzione a Bianchetti che fallisce il controllo, c'è il cross di Almici per Zanellato, allontana Castagnetti e poi di nuovo il pallone gettato in avanti, serie di batti e ribatti tra le due squadre, alla fine c'è il fallo di Tenkorang ai danni di Esposito. Calcio di punizione, siamo al nono minuto sul nostro cronometro.
assente Viviani, Spolito che si incarica, batte lui tutte le palle inattive, sono tutte sue. D'altro canto, come qualità diremo, tra lui e Viviani c'è ben poca differenza. Attenzione, perché Salvatore Spolito da questa posizione può tentare anche la battuta direttamente verso la porta di Sarri. Vediamo che cosa farà Esposito. Ci sono due giocatori, Tencorang e Buonaiuto, in barriera. Vediamo se calcerà in porta. Va Esposito, c'è la deviazione di Zaju, calcio d'angolo numero 2 del match per la SPAL, e va naturalmente ancora Esposito alla battuta dalla bandierina di sinistra. Ecco, vediamo, queste sono le prime indicazioni anche in casa SPAL, che i due giocatori che rimangono maggiormente arretrati sono il nuovo acquista Arena e sul centro destra invece l'ex Almicio. Pronto Esposito, chiama lo schema, serie di marcature 1-2 con Di Francesco, poi il cross troppo lungo, palla che termina sul fondo. Qua Esposito non ha dosato bene. Avrebbe potuto far meglio, considerando anche quelli che sono i suoi mezzi, le sue doti tecniche. Bianchetti per Castagnetti, pallone per Vázquez. Vázquez viene fermato da Finotto, Castagnetti poi ruba palla, ma la recupera Almici. Almici che va a servire il numero 3 Celia. Poi Mancosu, e la palla messa in rimessa laterale da Ghiglione, l'ultimo a toccare. Arrivato la Cremonese dal Genoa, tanti volti nuovi, una squadra ancora tutta da amalgamare, con il mercato ancora aperto per la Cremonese. Importante il lavoro che si sta svolgendo in questo senso qui a Di Maro per amalgamare il gruppo grigio-rosso. Considerato anche il cambio di guida tecnica con Alvini, che ha sostituito Pecchia. Tanto Bianchetti per Buonaiuto. Buonaiuto che allarga sulla destra per Ghiglione. Ghiglione va al cambio di gioco ed è perfetto nel servire Valeri. Valeri va al cross, Buonaiuto tenta il colpo di tacco, non gli riesce, e allora c'è il pressing di Tencorang, ma la palla termina da Zanellato. Zanellato per Celia, e il pallone recuperato da Bianchetti. Adesso ha alzato il baricentro la Cremonese, questo frangente di gioco. Pickel per Ghiglione. Ghiglione si accentra. Ghiglione per Bianchetti. Pallone per Ravanelli. Ravanelli dentro per Buonaiuto. Buonaiuto va al cross, pallone allontanato dal Mici. Poi Mancosu per Zanellato. Alti ritmi. Attenzione adesso a Varnier che serve Celia. Di Francesco, pressato da due grigiorossi, va a terra, non c'è fallo. Buonaiuto, attenzione, entra in area. Buonaiuto, va giù, non c'è nulla. E poi viene allargato il gioco sulla destra per Almici. Dicevamo, in questi primi 13 minuti ormai abbiamo notato come le due squadre abbiano interpretato questa gara con grande determinazione, carica agonistica, si gioca a ottimi ritmi considerando il periodo e considerando che sì, siamo in altura, ma la temperatura e il tasso di umidità non sono molto più favorevoli rispetto a quelli che incontriamo in pianura. Sì, sì, fa caldo anche qui, siamo in tribuna tutti con maglietta a maniche corte. Ci sono circa 30 gradi, certo c'è una... Non c'è la calura della nostra pianura padana, ma non è un clima montanaro. Sì, sì, non è ancora piena montagna. Quindi fa caldo anche in campo, naturalmente, per chi sta giocando. Mentre c'è un pallone che viene messo fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale per la Cremonese con Vázquez, pronto alla battuta. Va il messicano a cercare, a trovare Tencorang,
viene chiuso, ottima questa chiusura da parte di Varnier. Buon avvio di Varnier, giocatore che è un po' tenuto sott'occhio perché è reduce da due stagioni condizionate da tantissimi infortuni. Nei disegni della società dovrebbe essere al fianco di Meccariello, oggi assente il perno centrale, l'alternativa, mentre vai pure quel costo Valeri. Palla messa fuori da Temporang, occasione al 14° minuto con Valeri che è andato al cross dalla sinistra e Temporang ha fallito andando alla conclusione al volo, ha messo a lato. Ecco, qui è emerso un po' uno dei limiti e uno dei dubbi anche in prospettiva in casa Spal. Quando si diceva in precedenza che la società potrebbe anche dare uno sguardo ancora al mercato per quanto concerne il reparto arretrato, il riferimento principale andava proprio alle alternative sugli esterni. Oggi non c'è Dickman, gioca al Mici e qui Valeria ha avuto discreta libertà per mettere in mezzo questo pallone. Sul fronte opposto oggi manca Tripaldelli, gioca Celia, dovrebbe essere lui titolare, ma anche in questo caso non c'è grandissima tranquillità. Nella stagione passata la Spal ha molto sofferto, ha subito tanti gol in azioni che partivano proprio dalla sua sinistra del reparto arretrato. Almici di testa, Bianchetti su Mancosu, attenzione a il fallo di Temporang su Esposito, mugugna un po' il pubblico, tanti tifosi come detto qua di Maro. Adesso sul pallone è pronto Esposito a battere il calcio di punizione, cede l'incarico però a Arena, palla lunga, recupera il pallone Ravanelli, Pickel viene messo giù, conquista il fallo, è all'esordio proprio assoluto in grigio rosso, è arrivato da pochissimi giorni questo giocatore svizzero 25enne Charles Pickel, in passato ha giocato nel Basilea, nel Grasshoppers, nel Neuchâtel, l'anno scorso ha giocato in Portogallo invece nella Primeira Liga portoghese con il Famalicão. E Max Alvini sta già facendosi sentire, a Ferrara è molto apprezzato questo tecnico, lo si ricorda addirittura dai tempi della Serie D. Sta facendo sentire sì il mister della Cremonese e adesso recupera palla la Cremo ma commettendo fallo, calcio di punizione a favore della Spal, dovrebbe andare alla battuta Varnier. Tocco per Arena, Arena per Mancosu. Arena, giocatore arrivato dal Monopoli del quale si parla molto molto bene, anche se si tratta di un ragazzo che e fa il suo esordio quest'anno in Serie B, tra l'altro è un ragazzo che sta laureandosi, abbiamo avuto modo di conoscerlo e pare abbia anche grande personalità. Rimessa laterale per la Spal di Francesco, scambia palla ancora di Francesco per il compagno, attenzione la chiusura di Castagnetti, ottima. Poi buon aiuto, subito lancia in profondità Zaju, Alfonso fuori dalla sua porta con i piedi. Valeri di testa ma restituisce palla alla Spal. E poi Almici, adesso è Murgia, tenta l'1-2 ma c'è la chiusura di Pickel. Poi Castagnetti, buon aiuto, prova la giocata per Zaju. Non passa questo pallone, Castagnetti ancora in verticale, ancora fermato il pallone dei giocatori della Spal. Palla adesso sulla destra per Almici, pallone all'indietro per Arena, Zanellato, Vázquez. Vázquez cerca subito le punte ma Varnier fa buona guardia, scambia palla con il portiere Alfonso, poi porta palla Varnier. Cerca Zanellato per Murgia, pallone per Mancosu, Mancosu per Murgia, recupera il pallone, buon aiuto Vázquez,
Pickel per Buonaiuto. Buonaiuto viene fermato, recupera palla però la Cremonese con Castagnetti adesso in posizione defilata sulla sinistra, palla per Valeri, ancora Castagnetti, ancora Valeri, palla per Pickel. Pickel apre il gioco sulla destra per Ghiglione. Ghiglione tenta l'1-2 col compagno, ma troppo lungo il passaggio di ritorno. Pallone che termina sul fondo. Cremonese più efficace a sinistra, dove spinge Valeri, mentre non sembra essersi ancora inserito al meglio nei meccanismi della formazione grigio-rossa sul fronte opposto a Ghiglione. Il rinvio dal fondo che va ad operare Alfonso. Alfonso per Celia, poi Varnier. Varnier che allarga sulla destra per Almici. Almici, passaggio intercettato da Castagnetti, ma recupera il pallone Esposito che va a verticalizzare, non c'è nessuno. Sar esce dall'area di rigore, serve Ravanelli. Pallone per Pickel. Come vedi, alla spalla non mancano i piedi buoni, soprattutto a centrocampo. Ci riferiamo a Murgia, ovviamente a Esposito e sulla tre quarti a Mancosi. Rimessa laterale, pallone per Bianchetti. Bianchetti per Castagnetti, ancora Bianchetti, cerchio di centrocampo, va a cercare Valeri. Almici in anticipo, ha letto bene l'intenzione dell'avversario. Pickel intanto recupera palla, la mette fuori dal rettangolo di gioco. Siamo al 20esimo, risultato sempre fermo sullo 0-0 qua a Di Maro tra Cremonese e Spal. Celia, Zanellato, ancora Celia, pallone per Murgia, all'indietro per Alfonso, Alfonso per Varnier che cerca Zanellato, Zanellato pressato da Pickel, pallone all'indietro per il portiere Di Francesco. Pallone allargato adesso sulla destra dove gioca Almici. Almici pressato da Valeri. Pressa anche Buonaiuto che riesce a rubare il pallone. Arriva a Castagnetti. Pickel. Attenzione, c'era un fallo in precedenza su Buonaiuto. Buonaiuto che resta a terra. Battuto il calcio di punizione della Cremonese, nulla di che per Buonaiuto che si è già rialzato dopo il fallo subito. Pallone per Ghiglione sulla destra, Ghiglione che va al cross, gli viene rimpallato, palla che termina in rimessa laterale che è pronto a battere lo stesso Ghiglione. Ghiglione facendo un compagno di avvicinarsi, si tratta di Zaju che poi viene anticipato in calcio d'angolo e batterà il suo primo calcio d'angolo anche la Cremonese. E c'è il calcio d'angolo con Buonaiuto, difende a zona la spalla. Va Buonaiuto dentro, non riesce a saltare ad arrivare sul pallone Bianchetti, pallone messo in rimessa laterale. È stato Arena a svettare in area. E l'ultimo tocco è suo, quindi c'è Valeri che va alla rimessa laterale. Valeri osserva l'appostamento dei compagni, non c'è molto movimento. Pickel per Zaju, allontana via il pallone Murgia. Lo recupera Bianchetti, pallone per Ravanelli, Ravanelli dentro per Zaju, viene anticipato ottimamente da Varnier. Zaju, giocatore di grande prestanza fisica, tanto Pickel va a farsi sentire su Mancosu, mette il pallone in rimessa laterale che batte Celia per Zanellato, ancora Celia.
per Arena, porta palla alla Spal che adesso prova ad attaccare, pallone per Almici, Esposito di prima intenzione, sbaglia tutto, recupera il pallone Bianchetti, Bianchetti verticalizza subito per Valeri, Valeri va al tiro e la palla termina lato di pochissimo, 24esimo minuto, occasione con Valeri, tiro che termina lato di poco, un rapido contropiede ed era un po' forse fuori dai pali Alfonso. È anche arrivata in ritardo la chiusura di Almici, però c'è da dire che Valeri non ci ha pensato su un istante, è andato immediatamente alla conclusione, quindi va apprezzata anche la giocata dell'esterno di sinistra della Cremonese. Intanto c'è una rimessa laterale per la Cremo, Castagnetti recupera il pallone, anzi viene servito dal compagno, allarga adesso per Vasquez, di nuovo Castagnetti, Castagnetti per Sar, pallone per Bianchetti. Quindi in questo momento la Spal pare giochi con un 4-3-3, perché dinanzi ai tre centrocampisti abbiamo visto posizionati proprio sulla stessa linea Mancosu, Finotto e Di Francesco. Bianchetti intanto viene servito all'indietro da Castagnetti, pallone per Sar, Sar che va a cercare Valeri, non lo trova, Almici, retropassaggio per il portiere, fischia un fuorigioco l'arbitro, tra i mugugni un po' del pubblico di fede cremonese c'è Arena che è pronto a battere il calcio di punizione conseguente. Quando siamo al 26esimo minuto, pallone all'indietro per il portiere Alfonso, recupera palla la Cremonese, subito servito Zaju in verticale, il tiro e la palla viene deviata in corner, secondo corner anche per la Cremonese. 26esimo, ci ha provato Zaju, attenzione perché Castagnetti la mette subito in mezzo, è stato battuto rapidamente questo calcio d'angolo. Rimessa laterale adesso, va, batte buon aiuto per Tenkorang, ancora buon aiuto, buon aiuto che va al cross dentro, il pallone che Zaju mette a lato al 27esimo minuto, buon aiuto per Zaju e pallone a lato. È un po' sfilacciata la Spal, tra l'altro fatica con Murgia, Esposito e Zanellato, giocatori votati più alla costruzione che alla copertura a far filtro nella propria tre quarti campo, ne sta approfittando la Cremonese. Tanto la Spal alza il proprio baricentro, Celia 1-2 col compagno, ancora Celia, serve Mancosu, Mancosu va al cross e Finotto di testa la mette a lato. Si dispera Mancosu, lancia uno sguardo a Finotto come dire no, questa la devi mettere dentro. Sì, il pallone era perfetto quasi per la testa di Finotto. Ricordiamo che la Spal oggi non può contare, cioè, questa scelta prudenziale probabilmente di Roberto Venturato su Moncini e Lamantia, che oggi come oggi compongono una delle coppie meglio assortite dell'intero panorama della Serie B, in attesa che la Padula firmi per il Cagliari, dove andrà a far coppia con un certo Pavoletti. Attenzione adesso alla palla recuperata da Vasquez, Vasquez se ne va in discesa, viene fermato da Zanellato, Zanellato commette fallo su Vasquez e viene richiamato dal direttore di gara, era un contropiede interessante questo. E Minelli ha spiegato bene,
non è intervenuto tanto per l'ultimo intervento di Zanellato, che in quel frangente è andato sul pallone, ma in precedenza aveva leggermente trattenuto per la maglietta e sbilanciato l'avversario. In campionato, visto che era una ripartenza con campo libero, senza ombra di dubbio sarebbe arrivato il giallo. Sì, sarebbe arrivato senz'altro. E intanto attenzione, perché deve entrare in campo lo staff medico della Cremonese. Speriamo che non sia nulla di grave per Vázquez. Intanto cooling break intanto, con le due squadre che si vanno a dissetare nei pressi delle due panchine. E si è rialzato per fortuna Vázquez, che raggiunge adesso i compagni là verso la panchina. Ecco, c'era stato un avvio equilibrato, poi quando il ritmo si è abbassato la Cremonese ha alzato il baricentro, la spalla ha sofferto. Almeno tre ottime opportunità per la squadra di Max Alvini, però c'è stata anche questa grande occasione propiziata dal traversone dalla centrosinistra di Mancoso, che non è stato sfruttato a dovere da Finotto. E la Cremonese ha avuto almeno due o tre palle gol, con Tencorang al 14° che al volo ha messo a lato su cross di Valeri, poi con Valeri che lanciato in contropiede ha calciato di poco a lato, sorprendendo un po' Alfonso fuori dai pali, e poi un cross di buon aiuto per Staju che ha messo a lato al 27°. Siamo alla mezz'ora esatta sul cronometro e si può riprendere a giocare dopo il cooling break concesso dal direttore di gara. Vediamo come riprenderà il gioco, probabilmente sarà l'arbitro a scodellare il... c'era il fallo, giustamente c'è il calcio di punizione dopo il fallo su Vázquez. Calcio di punizione per la Cremonese. Sono andati a dissetarsi anche gli assistenti e l'arbitro, giustamente. E adesso si può riprendere a giocare, hanno preso posizione anche i due assistenti dell'arbitro Minelli, ed è pronto Bianchetti sul pallone. Tocco corto per Pickel serve Ravanelli, palla per buon aiuto. Attenzione, ha lanciato Finotto in profondità, poi c'è un retropassaggio per Sar che va a cercare lungo Zaju, commette fallo ai danni dell'avversario ed è Varnier a battere la punizione. Almici, pallone per Finotto, c'è una rimessa laterale adesso per la Cremonese con Vázquez sul pallone, Tencorang. Di nuovo il pallone in rimessa laterale. Varnier sta concedendo molto poco a Zaju. Sì, è vero. Bene anche Arena, che va ora a duellare con il 9 della Cremonese. Lontana il pallone Almici, cerca Finotto, duello con Bianchetti, l'arbitro fischia il fallo dell'attaccante, diciamo che si stavano strattonando a vicenda. E come sempre avviene in queste situazioni, tutto va a vantaggio del difensore. Pickel, pallone per Ghiglione, Zanellato per Murgia, Sombrero a Castagnetti, poi viene messo giù, fallo, calcio di punizione, a terra il numero 7 Murgia.
sarà un calcio di punizione a favore della SPAL, naturalmente Esposito pronto alla battuta. Esposito serve il compagno più vicino, attenzione a Mancosu che si fa spazio e c'è il tiro che termina lato, occasione. Siamo al 34esimo minuto, c'è questa conclusione di Esposito che mette il pallone a lato. Intanto si è già ripreso a giocare Zaju, la sponda per Buonaiuto, attenzione ancora a Zaju, Zaju sulla destra, pallone per Ghiglione, Ghiglione che va al cross per Valeri che da due passi non mette in porta, che gol sbagliato questo, clamoroso. Cross di Ghiglione da esterno a esterno. E Valeri davvero da due passi di testa ha sbagliato un gol abbastanza clamoroso. Botta e risposta, lo spazio di un minuto. Tanto attenzione a Di Francesco che si avventa su questo pallone, velocissimo Di Francesco, pallone per Almici, ancora Di Francesco, pallone per Esposito. Gli ruba palla a Tenkorang, può ripartire Buonaiuto, contropiede dal numero 10, Buonaiuto cerca Zaju, lo serve in area, non arriva sul pallone e allora è Alfonso che fa ripartire Murgia. Ancora bravo Varniera, la sua diagonale ha messo in difficoltà l'attaccante della Cremonese, l'ha tagliato praticamente fuori. Eccolo qui Varnier, possesso di sfera, duetta con Zanellato, poi cerca Di Francesco che è stato messo giù, c'è il calcio di punizione a favore della SPAL quando siamo al 36esimo minuto sul cronometro in corso. Esposito pronto alla battuta. Fischio dell'arbitro, Esposito serve Di Francesco. Di Francesco per Esposito ancora. Pallone all'indietro per Almici. Ancora a Esposito, Almici di nuovo. Va Esposito, cerca in area di rigore Sarri in uscita, aveva cercato Zanellato. Occhio a Mancosu che va al cross, anzi non era Zanellato ma Varnier. Era Varnier. Rimessa laterale intanto battuta. Ruba palla Buonaiuto, Buonaiuto cade a terra, poi rimane in piedi, cerca e trova Tenkorang che viene fermato. È partita vera. Sì, adesso c'è anche questo contrasto di Pickel con Zanellato. Pickel che poi va a rubare palla, ma la recupera a sua volta la SPAL, Varnier per Esposito, le indicazioni di Venturato, Zanellato fermato da Bianchetti, molto deciso anche questo intervento, Castagnetti in profondità cerca Zaju, c'è l'uscita però di Alfonso che accompagna con lo sguardo il pallone sul fondo. È rimasto giù Zanellato, non dovrebbe trattarsi di cosa grave, si tocca la caviglia destra. Pronto a rimettersi in piedi. Si è rialzato Zanellato. E allora rinvio dal fondo che opererà Alfonso. Tocco corto per Varnier. Varnier va al lancio lungo in profondità.
c'è Bianchetti in anticipo, lascia che il pallone arrivi a Sar, che può prendere in presa il pallone. Sar per Ravanelli, che va da Pichel, poi Ghiglione, mette Celia il pallone in rimessa laterale. Ravanelli pronto con le mani, va a cercare Zajou, Vázquez con il fisico impedisce a Finotto di arrivare su questo pallone, poi buon aiuto, il numero e il fallo di Arena, buon aiuto che resta a terra, calcio di punizione per la Cremo, viene aiutato a rialzarsi da Mancosu, buon aiuto, calcio di punizione che batterà Castagnetti quando siamo al 40° del primo tempo. C'è anche buon aiuto sul pallone, non solo Castagnetti, infatti la batte buon aiuto che serve Ghiglione, Ghiglione per Ravanelli, Ravanelli va al cross, c'è una deviazione e pallone che termina in corner, corner numero 3 a favore della Cremonese. Adesso sul pallone c'è buon aiuto, pronto a battere questo calcio d'angolo, pallone allontanato da Esposito e poi la palla che termina in rimessa laterale, rimessa laterale a favore della Spalla. Va Celia alla battuta, si incaricherà lui della battuta di questa rimessa laterale. Pallone recuperato dalla Cremonese, attenzione a buon aiuto, buon aiuto a spazio, va al cross dentro l'area, la palla arriva a Valeri, Valeri va al contro cross dalla sinistra e c'è l'uscita di Alfonso, nulla di fatto. Alfonso che è pronto a rimettere in gioco il pallone, cioè a rinviarlo in avanti, aspetta che si riposizionino gli attaccanti là in avanti, cerca Mancosu, poi allontana Valeri. Alvini chiede ai suoi di non far partire dal basso la Spalla. Bianchetti mette il pallone in rimessa laterale, Murgia cede l'incarico della battuta ad Almici. Almici pronto a battere la rimessa laterale, va a servire in area di rigore di Francesco, pallone che arriva zanellato. Almici ancora, il cross per Murgia, Vázquez di testa, recupera il pallone Esposito che va al tiro, trova la deviazione di Vázquez. Terzo corner anche per la Spal. È pronto Esposito alla battuta. La serie di blocchi all'interno dell'area di rigore, va Esposito. Palla colpita di testa da Bianchetti che voleva il fallo, allontana il pallone Ghiglione, la recupera Murgia che serve all'indietro Celia che serve Almici, Almici all'indietro per Alfonso, Alfonso che allarga ancora per Celia, mentre pallone viene gestito adesso da Arena. Arena porta palla, serve Zanellato, Zanellato sbaglia il passaggio
per Mancosu, pallone che termina in rimessa laterale. Inizia a fiorare la stanchezza perché si è giocato a buon ritmo almeno per 30-35 minuti. Qualche segnale di stanchezza come questo passaggio facile sbagliato. Siamo al 44esimo. Tenkurang, anzi chiedo scusa, era Zaju, non è riuscito a controllare. Recupera la sfera alla spalla, rapida verticalizzazione. E cerca molto spesso questo tipo di giocata anche non Luca Esposito, anche per sorprendere i difensori avversari. Questa giocata in verticalizzazione di prima intenzione. Tanto Pickel non è arrivato su questo pallone che era un po' troppo lungo, si è arrabbiato molto. Qua sotto la nostra postazione intanto è Almici che va a battere la rimessa laterale, duetta con Murgia. Attenzione a Pickel che probabilmente commette fallo, l'arbitro lascia proseguire. Zanellato per Mancosu. Mancosu che va al cross troppo lungo per era Murgia che si era inserito. Murgia che si era inserito. E allora rinvio dal fondo. Quando siamo al 45esimo, ormai dovrebbe arrivare il fischio che porrà fine al primo tempo. Attenzione a questo brutto pallone perso, Esposito al tiro, calcia alto. L'arbitro indica 2 minuti, mi sembra, di recupero. C'è il cooling break per quello che ha prolungato. Tanto attenzione, c'è a terra un giocatore della SPAL. Dovrebbe essere Murgia. Sì, penso sia Murgia. Vediamo se c'è bisogno dell'intervento dello staff medico della squadra ferrarese. Si rialza Murgia con Valeri che lo aiuta. Invio dal fondo già effettuato intanto, da ripetere. Sar, tocco corto per Bianchetti, ancora la palla per Sar, pallone allargato sulla sinistra, lancio in avanti. Barnier ha colpito di testa, Zanellato, Tenkorang, pallone per Zaju, viene fischiato un fallo, calcio di punizione per la SPAL. Quando siamo al 47esimo minuto, Esposito sul pallone, tocco corto per Celia, pallone per Varnier, Castagnetti. Attenzione a Mancosu, duetta con un compagno, la palla per Murgia e la parata di Sar. Non è finita, attenzione al cross di Almici, dentro l'area il tentativo da parte di Di Francesco che non va a buon fine. Ma al 47esimo c'è Murgia che scalda le mani a Sar. Direi azione avviata da Varnier, conclusa con il tentativo di Murgia, i due giocatori che più si sono distinti nelle file della squadra di Roberto Venturato. E adesso c'è il rinvio dal fondo che va ad operare Sar, palla che termina però fuori dal rettangolo di gioco e penso che sia finita. L'arbitro ha la mano al cronometro, fa battere questa rimessa laterale. No, si prosegue a giocare. Attenzione, Zaju dentro per Tenkorang, c'è l'uscita di Alfonso. Siamo già al 48esimo. Alfonso non può rilanciare questo pallone perché l'arbitro dopo 3 minuti di recupero dice che può bastare.
finisce 0-0 un primo tempo che è stato giocato su buoni ritmi, poi è emersa un po' la stanchezza nel finale di primo tempo con punteggio di 0-0, quindi le due squadre vanno al riposo. Per il momento è tutto, ricediamo la linea allo studio per ricollegarci poi in diretta per la telecronaca del secondo tempo. A dopo. Genta, il gusto col sorriso. Costruzioni edili e civili, industriali, ristrutturazione e manutenzione, compravendita immobiliare. Tutto questo è Immobiliare Raffaella, il partner ideale per realizzare i tuoi progetti. Mondo Padano, il settimanale del territorio oltre i confini. Un faro sui fatti locali, nazionali ed esteri. Attualità, approfondimenti, cultura, cronaca, firme prestigiose, personaggi, storie, economia e molto altro. Mondo Padano parte dai fatti per riflettere sui fatti e suscitare il dibattito, per valorizzare eccellenze e tradizioni e proiettarle nel futuro. Carta, prodotti editoriali, web e social network. Mondo Padano, il settimanale di chi non si accontenta. Alessandro e Massimo Quarta con Agon Ensemble, Giuseppe Albanese e il Quartetto d'Archi della Scala, Vinicio Capossela, Laura Marzadori e Antonella De Angelis con l'Orchestra Femminile del Mediterraneo, Andrés Gavetta, Mario Stefano Pietro d'Archi e il Quintetto della London Royal Academy, Joshua Bell e Peter Dugan, il recital di Sergei Krylov con Alexandra Dovgan. Una parata di star internazionali della musica per la 10ª edizione di Stradivari Festival a Cremona, dall'8 ottobre al 18 novembre all'Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Museo del Violino e online su Viva Ticket. www.stradivarifestival.it. Compagnia Ferroviaria Italiana. Il trasporto ferroviario, veloce e affidabile, a misura di azienda. Centro Servizi Lamiere. Per maggiori informazioni visita il sito www.euronordspa.com. È solo un momento. È in edicola Solo un momento, la stagione del ritorno in Serie A della Cremonese. Il libro che racconta la meravigliosa cavalcata della squadra grigiorossa durante il campionato di Serie B 2021-2022. Mauro Taino ci racconta passo dopo passo la trionfale avventura della squadra attraverso fotografie esclusive, le parole dei protagonisti, i retroscena, le cronache e le chiavi tattiche delle partite. In più, attraverso un QR code, sarà anche possibile rivedere lo speciale Il sogno grigiorosso diventa realtà, che racconta i 15 anni del cavaliere Giovanni Arvidi alla guida del club. Solo un momento, la stagione del ritorno in Serie A della Cremonese.
lo trovi in tutte le edicole e nelle migliori librerie della provincia di Cremona. Jane? Lei è la mia ex. Quanto è passato? 3-4 anni? 8 anni, 7 mesi e 6 giorni. Questo è il mio voto. Tutti gli dei moriranno. Non sei come gli altri dei. Con te vale la pena combattere. Thor, Love and Thunder. Al cinema. Buonasera, avete prenotato? Lavorare, grazie. È arrivato l'atto di precetto. È stressato? Non sono stressato! È morto mio padre. Nomino i miei figli coerenti della casa di famiglia. Devi cercare di convincere a Donatello a cedere anche la sua parte. E chi ci vuole? Vuoi farmi andare sul lastrico? Io mi fidavo di te. A questa famiglia. A questa famiglia. Una boccata d'aria. Nessuno guarda come siamo vestiti, dai. Scusi, il bagno? Dal 7 luglio al cinema. Marta? Sai il mio nome. Buona visione. Oh, ti è piaciuto? Oh! Torna a sognare ad occhi aperti, solo al cinema. Saiflex è il partner ideale nel mercato italiano della componentistica oleodinamica e per la distribuzione di pompe, elettrovalvole, cilindri, filtri e accessori. È specializzata nella raccordatura di tubi flessibili in gomma, termoplastici, oltre che nella saldatura di tubi acciaio inox corrugati. Saiflex sviluppa e realizza impianti oleodinamici come centrali, banchi valvole e manifold. Sarete seguiti da un eccellente servizio post vendita. Costruzioni edili e civili, industriali, ristrutturazione e manutenzione, compravendita immobiliare. Tutto questo è Immobiliare Raffaella, il partner ideale per realizzare i tuoi progetti. Il gusto col sorriso. L'Oral Shipping Agency. Per informazioni visita il sito loralshipping.com. Magli Intermodal Service. Per maggiori informazioni visita il sito miss-srl.it. Compagnia Ferroviaria Italiana. Il trasporto ferroviario. Veloce e affidabile. A misura di azienda. È solo un momento. È in edicola Solo un momento. La stagione del ritorno in Serie A della Cremonese. Il libro che racconta la meravigliosa cavalcata della squadra grigiorossa durante il campionato di Serie B 2021-2022. Mauro Taino ci racconta passo dopo passo la trionfale avventura della squadra attraverso fotografie esclusive, le parole dei protagonisti, i retroscena, le cronache e le chiavi tattiche delle partite. In più, attraverso un QR code, sarà anche possibile rivedere lo speciale Il sogno grigiorosso diventa realtà, che racconta i 15 anni del cavaliere Giovanni Arvidi alla guida del club. Solo un momento, la stagione del ritorno in Serie A della Cremonese. Lo trovi in tutte le edicole e nelle migliori librerie della provincia di Cremona.
Y así nada más. Amici di Cremona 1, di nuovo un saluto da Mauro Maffezzoni e un saluto di nuovo al collega del Telestense Alessandro Sovrani. Buonasera a tutti. Telecronaca del secondo tempo di Cremonese Spal. Si riparte dallo 0-0 del primo tempo. Per la Cremonese ci sono un paio di volti nuovi, ci sono Ciofani e Sernicola in campo. Dovrebbero essere usciti Tenkorang e Ravanelli, quindi a questo punto giocherà con, non più con un 3-4-2-1 ma con un 3-4-1-2 la Cremonese, cioè con buon aiuto alle spalle di due punte, tra l'altro due punte molto fisiche come Zaju e Ciofani. Nello specifico Sarra tra i pali, i tre difensori centrali sono Sernicola, Bianchetti e Vasquez, Ghiglione e Valeri sulle fasce, in mezzo al campo ci sono Pichel e Castagnetti e poi buon aiuto alle spalle di Zaju e Ciofani. Batterà il calcio d'inizio la spalla, tra poco il nostro Alessandro Sovrani, il nostro collega, andrà a darci anche conto dei cambiamenti che ci sono stati nella SPAL, non tantissimi. Intanto inizia in questo momento il secondo tempo, Cremonese che attaccherà in maglia rossa da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi. Allora Alessandro, cos'è cambiato? Dunque c'è Tiam tra i pali, poi in difesa restano confermati direi Celia sulla sinistra nella difesa 4 e Almici sulla destra. Cambia la coppia centrale, sono usciti Arena e Barniere che avevano fatto bene nel corso dei primi 45 minuti e sono entrati Peda e Dalle Mura. Invariato il centrocampo, quindi con da destra Murge, Esposito e Zanellato, sulla tre quarti confermato Mancosu, modificata la coppia d'attacco, sono usciti Di Francesco e Finotto, sostituiti da Rauti e Rabbi. Direi che queste sono le sostituzioni in casa Spal. Questo è l'undici che ha iniziato la seconda frazione di gioco. E allora ci possiamo tuffare nella telecronaca di questo secondo tempo. Si gioca di fronte ad un folto pubblico, tribuna dello stadio di Di Maro gremita, tanti tifosi arrivati da Cremona, anche da Ferrara, tanti magari qui in vacanza in zona hanno approfittato per venire a vedere questa amichevole. Cremonese che disputerà l'ultima amichevole sabato prossimo, sabato 30 luglio a Castelnuovo del Garda contro il Verona, amichevole però non aperta al pubblico. Spal che invece termina il proprio ritiro montano con questa partita. Attenzione a Bianchetti che serve all'indietro Sar per Bianchetti, buon aiuto per Vasquez che serve Valeri. Zagiula, bella l'azione, Valeri in area, il gol di Valeri, bellissima l'azione, gol di Valeri al terzo minuto, gol dell'1-0. Adesso tutti vanno a festeggiare ovviamente Valeri, gli applausi del pubblico, bella azione della Cremonese sulla sinistra e l'inserimento di Valeri che si è presentato al cospetto di Alfonso e ha segnato. L'assist da parte di Ciofani. Assist da parte di Ciofani e il gol di Valeri. E dunque Cremonese in vantaggio al terzo minuto della ripresa. Zaju.
non lo fa girare il numero 15 dalle mura. Ecco, per quanto riguarda la SPAL, poco filtro sulla tre quarti, poi sull'inserimento non c'è stata opportuna copertura da parte dei difensori. Ricordiamo che è stata modificata la coppia centrale, sono usciti Arena e Varnier, tra i migliori nel corso del primo tempo, ora giocano Peda e dalle mura. A centrocampo ruba palla Pickel, Cremonese che è partita meglio in questa ripresa. Sar, pallone per Sernicola, Sernicola per Ciofani, pallone che termina in rimessa laterale. Ancora Sernicola, batte la rimessa laterale, serve Ciofani che perde palla, attenzione a Mancosu. Mancosu inseguito da Sernicola, lo ferma Castagnetti, poi attenzione al numero 10 Zanellato, Zanellato che cambia gioco sulla destra per Almici, Almici va al cross, colpo di testa centrale da parte di Murgia. Il Sar è pronto a toccare corto per Bianchetti, Bianchetti per Vazquez, Pickel, poi Valeri sbaglia il passaggio e allora pallone che viene messo in rimessa laterale. Almici pronto a battere con le mani, Almici per Mancosu, pallone di prima intenzione, giocato male, se la prende un po' con il terreno di gioco Mancosu, rimessa laterale battuta verso Ciofani che guadagna un'altra rimessa laterale qualche metro più avanti. Vazquez è pronto, serve Castagnetti, Castagnetti va giù nel contrasto con Esposito, l'arbitro fischia e concede il calcio di punizione alla Cremonese. L'arbitro, vi ricordo, il signor Minelli di Varese, gli assistenti sono Mondin di Treviso e Moro di Schio. C'è qualche problema per un grigio rosso, si tratta di Castagnetti, Castagnetti che ha avuto bisogno dell'intervento dello staff medico. Vediamo se verrà sostituito Castagnetti oppure no. Ah, l'arbitro ha scodellato il pallone, quindi aveva fermato il pallone per far soccorrere Castagnetti, non si è ripreso con un calcio di punizione. E adesso Castagnetti è sempre fuori dal rettangolo di gioco, speriamo non si sia fatto male, ma vedo pronto ad entrare Aska Sibar, l'argentino, l'ultimo arrivato in casa cremonese. Tanto c'è un fallo conquistato da Valeri, Castagnetti che viene medicato, tanto è stato battuto rapidamente il calcio di punizione, attenzione a Ghiglione, entra all'indietro per Pickel, Pickel va al cross e c'è Tiam che fa su il pallone, fasciatura per Castagnetti che vuole ritornare in campo. Allora non c'è il cambio, Castagnetti è ritornato in campo, ristabilita la parità numerica. C'è un calcio di punizione adesso a favore della SPAL, Almici alla battuta, pallone all'indietro dalle mura per Celia. Murgia,
al Mici, Esposito, lancio in avanti, fuori misura. E rinvio dal fondo a favore della Cremonese. Siamo al nono minuto del secondo tempo, la Cremonese conduce per 1-0. Pichel, buon aiuto per Zaju. Zaju prova ad andare via, viene fermato, pallone all'indietro per Thiam. Lancio in avanti, pallone facile preda di Sar. Sir Nicola, Bianchetti, pallone per Buonaiuto. Buonaiuto va giù, fallo, calcio di punizione, fallo di Murgia, punizione battuta. Recupera palla dalle mura, anche lui un ex, e rimessa laterale battuta da Vasquez per Buonaiuto. Pallone indietro per Castagnetti, poi Bianchetti, pallone recuperato da Almici, si cede il pallone a Peda, pallone all'indietro per Thiam. Almici, e poi qua c'è il contrasto tra Rauti e Bianchetti. Pallone che termina in rimessa laterale per la Cremonese. Vasquez pronto alla battuta con le mani per Buonaiuto. Chiedo scusa, Ciofani naturalmente. Attenzione a Rauti che se ne va, e c'è Pichel che va a rimediare. Bravo Pichel, viene applaudita questo ritorno di Pichel. Rimessa laterale, adesso c'è un cross di Mancosu in area di rigore, pallone allontanato. Mancosu quando ha il pallone tra i piedi sa sempre quello che deve fare. Recupera palla intanto Sernicola, possibilità di contropiede, scoperta la spalla, Sernicola allarga per Ciofani. Ciofani, vediamo che cosa fa, calcia in porta la parata del portiere Thiam all'undicesimo. Sernicola che la spalla avrebbe voluto l'anno scorso confermare a tutti i costi, ma c'è stato questo periodo di interregno tra la vecchia e la nuova proprietà, e l'allora direttore sportivo Giorgio Zamone non ha avuto la possibilità di chiudere questa operazione, come quelle relative ad Occoli e a Ranieri, tre giovani che l'anno prima avevano fatto molto molto bene a Ferrara. Tra l'altro Occoli lo avete potuto apprezzare anche a Cremona nella stagione passata, e la Cremo spera ancora un po' di, chissà, poterlo riavere in prestito. Tanto attenzione, c'è un cambio per la SPAL, esce Esposito ed entra il numero, dovrebbe essere Viviani, il numero 18, esatto. Al dodicesimo del secondo tempo, Viviani che l'anno scorso ha chiuso anzitempo la stagione a causa di un problema di una caviglia, si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, c'era qualche timore ma le cose sono andate nel migliore dei modi, visto che è già rientrato, si era ipotizzato un suo ritorno in campo per la quinta, sesta giornata di campionato, invece è già stato utilizzato in un paio di amichevoli. L'uomo più importante nell'economia del gioco della SPAL, vero lusso, forse il miglior regista della Serie B. Eccolo qua, nuovo entrato. Subisce fallo intanto da Zanellato, Buonaiuto, calcio di punizione a favore della Cremonese, e ci sono i cambi anche della Cremonese. Sono pronti Ascasibar, ci sono addirittura quattro cambi. Entreranno, credo, Baez, Ascasibar, sono usciti Buonaiuto, Zaju,
e numero 7 Ghiglione. Adesso tra poco andremo a vedere come si è risistemata la Cremonese. In difesa ci sono Sernicola, Bianchetti e Vasquez, Pickel in mezzo con Aska Sibar. C'è poi in campo Acella, che è entrato adesso con il numero 19. Attenzione a questa azione intanto di Baez. Baez in area di rigore, Aska Sibar mette il pallone fuori, c'è stata la deviazione. Corner numero 4 della partita per la Cremonese. Baez col numero 15 pronto a battere questo calcio d'angolo. C'è curiosità anche per vedere all'opera questo argentino Aska Sibar, arrivato dall'Hertha Berlino, centrocampista 25enne, l'ultimo arrivato proprio in casa grigiorossa. Eccolo qua Aska Sibar, pallone per Baez. Sernicola di testa svetta, ma il pallone termina sul fondo. Allora dicevamo della Cremonese, c'è Sar tra i pali. Adesso i tre centrali sono Sernicola, Bianchetti e Vasquez. A destra gioca Baez, a sinistra c'è Valeri, in mezzo ci sono Aska Sibar. Attenzione a questo contropiede, però palla che Sar respinge al numero 20 Rabbi. Entrato bene in partita Rabbi. Al minuto 16. Giocatore che la spalla per l'elevato dal Fiorenzuola, cioè per meglio dire svincolato. Lui è cresciuto nelle giovanili del Bologna, che non ha creduto in lui. La spalla nel corso del mercato ha ritenuto opportuno metterlo sotto contratto. Tiro respinto da Sar dopo la discesa sulla destra di Rabbi. In attacco ci sono adesso Ciofani e Strizzolo con il numero 20. E c'è, sembra Acella giocare da trequartista con il numero 19 nel 3-4-1-2 della Cremo. Sernicola recupera il pallone, palla per Baez, viene messa in rimessa laterale. Baez serve in area Strizzolo, recupera il pallone Acella, pallone allontanato a Aska Sibar, poi la palla lunga, interviene di testa Bianchetti. Strizzolo, pallone per Valeri, Valeri va al tiro e la parata in due tempi di Tiam. Al 17esimo questo tiro di Valeri parato. Porta palla adesso la SPAL, Mancoso, attenzione per Rauti che entra in area e c'è la grande parata di Sar. Che parata su Rauti al 18esimo minuto. 18esimo minuto, discesa di Rauti, gran parata. I due nuovi entrati, Rauti e Rabbi, hanno creato in due circostanze i presupposti per trovare la rete del pareggio. Di Rabbi abbiamo detto, Rauti è un prodotto della primavera del Torino che ne detiene ancora il controllo. Nella stagione passata ha giocato a Pescara, ora questa chance nel campionato di Serie B. Il Torino crede in questo ragazzo, che però non ha ancora risposto appieno alle aspettative della società di Cairo. Tanto viene interrotto il gioco, c'è una rimessa laterale per la Cremonese, pallone per Bianchetti. Abbiamo visto però dopo l'1-0 di Valeri
due belle parate di Sar su, con due occasioni per la coppia d'attacco della Spal, un'occasione per Rabbi e una per Rauti. Attenzione adesso a Pichel che si spintona, viene ammonito, ammonito Pichel, e qua gli animi si surriscaldano in campo. È stato ammonito Pichel. L'arbitro ha estratto il cartellino giallo dopo un intervento da parte di... c'è stata una spintonata praticamente con Mancosu. Praticamente Rauti aveva fatto fallo, Pichel è andato a dire qualcosa a Rauti e Mancosu è andato a difendere il compagno. C'è stato un battibecco e Pichel è stato ammonito. Tanto attenzione a questo cross dalla sinistra che non va a buon fine, poi Vasquez anticipa l'avversario, la mette in rimessa laterale. Rimessa laterale per la Spal con Almici, pronto alla battuta, ma c'è un cambio, attenzione, esce Mancosu. Vediamo chi è il giocatore destinato a sostituire il numero 8. Potrebbe essere Dorazio, vediamo tra qualche istante se si tratta veramente... Numero 21, Dorazio, proprio lui. Dorazio per Mancosu, quindi, a fare il trequartista. Adesso Dorazio che agisce dietro la coppia Rauti-Rabbi nel 4-3-1-2 di Venturato. Nella Cremonese invece c'è Acella in questa posizione un po' inedita, fare il trequartista alle spalle di Strizzolo e Ciofani. Attenzione a Rauti ancora. Pallone per Dorazio, il nuovo entrato. Viene fermato. Ancora la spalla con Zanellato. Zanellato per Rauti. E ruba palla la Cremonese, può ripartire. Allontana Tiam. A centrocampo Ascasibar insegue Zanellato. Recupera il pallone con Zanellato ancora. Celia. Almici va al cross, allontana Sernicola di testa e la palla termina in rimessa laterale. Ancora Almici pronto alla battuta. Va a cercare Dorazio, ancora per Almici. Pallone per Murgia. Murgia continua a rimanere in campo, uno dei pochi superstiti. E sta giocando una buona gara, un'ottima gara, sta cercando di convincere la società a dargli questa possibilità. Il ragazzo tra l'altro si è dichiarato disponibile a spalmare il suo ingaggio, che per la categoria è di primissimo livello. Ed è un giocatore che si riuscirà a ritrovarsi, soprattutto sotto il profilo psicologico, potrebbe essere, costituire un vero e proprio lusso per la categoria, e di conseguenza la Spal potrebbe forse anche rinunciare ad andare alla ricerca di un altro centrocampista, perché è chiaro che un giocatore come Murgia potrebbe giocarsi tranquillamente un posto da titolare. Tanto ruba palla la Cremonese con Ascasibar, ma l'arbitro ha visto un fallo, calcio di punizione. Punizione che va a battere Viviani.
allarga il gioco sulla sinistra ma sbaglia e c'è la rimessa laterale a favore della Cremonese, già battuta. Non è entrato bene in partita Federico Viviani, d'altro canto è un giocatore, considerando anche quella che è la sua conformazione fisica, non ha le caratteristiche ideali per entrare a gara in corso. Poi ricordiamoci, viene da questo periodo di inattività totale, dai primi di maggio sino ai primi di luglio, ben che vada aveva avuto la possibilità di effettuare qualche lavoro a secco in palestra. Infatti siamo un po' tutti meravigliati di questo suo ritorno in tempi così brevi. Calcio d'angolo dalla bandierina di destra, pallone messo dentro l'area, attenzione a Zanellato di testa, allontana poi Valeri, no, non era Valeri, attenzione a Zanellato ancora, commette fallo ai danni di Baez. E allora calcio di punizione per la Cremonese, visto che palla ha messo dentro d'esterno destro, quello che è il regista della spalla, ovvero Viviani, un giocatore che sulle palle inattive è veramente un'ira di Dio, anche in questa circostanza, su questa ribattuta, ha messo dentro un pallone pericolosissimo. Ma ad effettuare questo dribbling, qualche brivido per i tifosi della SPAL, perché nelle stagioni passate uno dei limiti del portiere della formazione ferroviaria è stato proprio quello nel gioco con i piedi. Ha lavorato tanto in questo periodo. Vasquez intanto serve all'indietro Sar che ha operato un paio di parate davvero spettacolari dopo l'1-0 di Valeri. Su Rauti e su Rabbi. Almici adesso sulla destra, pallone per Dorazio, recupera palla Vasquez, serve Valeri, pallone che è terminato in rimessa laterale con Valeri che cede l'incarico a Vasquez e c'è credo cooling break. Pausa quindi per dissetarsi per le due squadre e ne approfittiamo così magari per ripercorrere le azioni salienti di questo secondo tempo. Una Cremonese che è andata in vantaggio subito al terzo minuto con una discesa sulla sinistra di Valeri, ha chiamato l'1-2, è arrivato il passaggio di ritorno di Ciofani, è entrato in area, si è presentato al cospetto del portiere e lo ha battuto. Poi però c'è stata la reazione della SPAL con Rabbi e con Rauti, due belle parate di Sar. Rabbi è andato al tiro dalla destra, Rauti invece dopo una discesa, gran parata di Sar anche in questa circostanza. Ecco, 1-0. Ricordiamo le assenze in casa SPAL, soprattutto per quanto riguarda il parco attaccanti, oggi Venturato per un motivo o per l'altro ha rinunciato ai due giocatori che non c'è ombra di dubbio saranno i titolari nel campionato di Serie B per la formazione ferrarese, gli ultimi acquisti Lamantia e Moncini. A inizio ripresa modificata anche la coppia centrale della difesa, sono entrati dalle mura e Peda per Barniere e Arena che avevano giocato un buon primo tempo, e anche sotto questo profilo da sottolineare che è rimasto in tribuna Meccariello, altro titolare inamovibile. Ritorna in campo anche la Cremonese e sta per concludersi questo cooling break.
Tutto pronto quindi per il finale di questa partita. Ecco, vorremmo ricordare anche per sottolineare questo rapporto tra Spalla e Cremonese che la formazione di Max Alvini debutterà in Coppa proprio al Paolo Massa. Sì, la gara di Coppa Italia contro la Ternana per i lavori che sono in corso allo Zini. Si giocherà a Ferrara. Tanto viene servito a Scassibar, pallone per Vasquez, la palla per Sernicola. Intanto è entrato Bartolomei. Dopo il cooling break è cambiato qualcosa, c'è un cross con Thiam che allontana il pallone. È entrato Bartolomei, non vedo più in campo Pichel, dovrebbe essere entrato al posto suo. Bartolomei quindi per Pichel dopo il cooling break. È rimasto in panchina lo svizzero a Scassibar. Bartolomei per Sernicola. È entrato anche Ndiaye ed è uscito Valeri. Sernicola è andato a fare infatti l'esterno di sinistra. Adesso c'è un corner per la Cremonese. È entrato il giovane preso dalla Roma, Ndiaye, al posto di Valeri. Pronto alla battuta intanto del corner Baez, palla messa in mezzo a rientrare. Thiam allontana, allora è entrato Ndiaye, è andato a fare il centrale difensivo e Sernicola si è spostato a fare l'esterno di centrocampo a sinistra. Bartolomei invece ha preso il posto di Pichel ed è lì in mezzo al fianco di Ascasibar. Ecco qua Ndiaye. Pallone all'indietro per il portiere Thiam. Thiam serve il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Rimessa laterale che è pronto a battere Ndiaye. Da notare che Max Alvini ha messo a Cella praticamente a francobollare Viviani. Cioè, c'è una sorta di marcatura uomo da parte del 19 della Cremonese nei confronti del regista Spallino. Strizzolo adesso si avventa su questo pallone, serve Sernicola. Sernicola che entra in area, va al cross, attenzione Ciofani, la palla resta lì, poi corner. Andrà la battuta Baez. Pronto Baez. Ah, sono usciti Murgia e Celia. Sono entrati il numero 17 e il numero 16, Saiani e Puletto. Due prodotti del vivaio. E adesso c'è un tiro da parte di Bartolomei col pallone che termina alto. Fuori Murgia e Celia. Quindi Saiani va a prendere il posto di Celia, mentre Puletto si va a piazzare nella zona di Murgia. Sono due ragazzi che fanno parte del gruppo dell'Under 18 che ha vinto il titolo italiano, battendo in finale il Bologna e in semifinale la Roma. Attenzione a questo contrasto duro tra Dorazio e Bianchetti. Palla per Baez, il velo di Acella, Ciofani non ci arriva, strizzolo, fallo ai danni del numero 17 Puletto.
calcio di punizione battuto da Dalle Mura, pallone per il numero 14 Peda, poi viene servito Puletto ancora, Vasquez, lancio lungo, Dalle Mura per il numero 16 Saiani, ancora Dalle Mura, Almici, pallone che Bianchetti restituisce al portiere Sar. E intanto viene fischiato un fallo ai danni del numero 20 Rabbi. C'è un calcio di punizione e andrà a Viviani, credo, la battuta, e può anche provarci da questa distanza. 35esimo, attenzione alla battuta di questa punizione da parte di Viviani. 35esimo del secondo tempo, fischia l'arbitro, ci prova va Viviani, colpisce la barriera, calcio d'angolo. È il primo calcio d'angolo di questa ripresa per la SPAL, il quarto complessivamente. E adesso dalla bandierina Viviani. Va Viviani ancora. Sono lui e Esposito che si giocano queste situazioni, ovviamente uscito Esposito, tocca a Viviani, che è il titolare comunque per quanto riguarda i calci da fermo, il suo vice Esposito. Palla messa dentro l'area di rigore, troppo lunga, Almici può recuperare la palla, c'è un cross intercettato da Scassibar, pallone per Bartolomei, Sernicola, ancora Bartolomei, Scassibar interviene in scivolata, mette la palla in rimessa laterale, Zanellato cerca un compagno, non lo trova, si trattava di Rabbi se non sbaglio, anzi di Dorazio che non è arrivato sul pallone. Sar va a servire in Diaye, pallone per Bartolomei che sbaglia il passaggio, Zanellato per Rauti che protegge palla, guadagna la rimessa laterale, Saiani pronto a battere con le mani questa rimessa laterale, ancora Saiani servito a Scassibar, interviene su di lui con Mestiere, qua ci poteva stare la punizione, tutto il fallo. Invio dal fondo, attenzione Sar, qua rischia qualcosa, proprio sulla linea di porta la presa, stava per terminare dentro questo pallone sul retropassaggio di un compagno. Acella intanto va giù, rimessa laterale conquistata, pronto la battuta con le mani, c'è Baez per Strizzolo, ancora Baez, pallone per Scassibar, poi Vasquez cerca Baez, non lo trova, pallone allontanato, attenzione al contropiede con Rabbi inseguito da Ndiaye
che lo ferma e mette il pallone in... No, non è calcio d'angolo, è stato bravo Ndiaye a far carambolare la sfera contro Rabbi e il pallone è terminato sul fondo. Tanto Ndiaye rientra in campo, sembra leggermente zoppicante, eccolo qua, viene servito dal compagno Ndiaye per Bianchetti, Vasquez, Acella va giù, fallo, calcio di punizione a favore della Cremonese, Vasquez per Acella, Ascasibar ancora cerca Acella che viene trattenuto, calcio di punizione per la Cremonese, ci sono tre cambi in arrivo, sta entrando Gondo, Valzania e il portiere Cezkowski. Escono Vasquez, esce anche Ciofani mi sembra. Ed è uscito anche Sar, Ciofani e Vasquez sono usciti. È entrato Cezkowski. Gondola in avanti al posto di Ciofani. E Valzania che subito si propone. Cernicola bene tra due avversari, viene messo giù da Almici, calcio di punizione per la Cremonese. Siamo al 41esimo della ripresa. Calcio di punizione che è pronto a battere Bartolomei. La finta di Ascasibar, va Bartolomei, palla allontanata dalle mura. Recupera il pallone Baez, serve Bianchetti, palla per Bartolomei, ancora Bianchetti, pallone per Ascasibar che allarga il gioco per Baez va al cross e sul tocco di Acella c'è la deviazione di un giocatore della SPAL. Rimessa laterale quindi per la Cremonese con Baez pronto alla battuta. Baez batte la rimessa laterale, attenzione al tentativo di rovesciata di Strizzolo e poi l'arbitro che ferma il gioco. Calcio di punizione a favore della SPAL. Pallone che termina fuori e Valzania batterà la rimessa laterale. Ormai tutti non aspettano che il fischio finale. Sì, mancano 2 minuti e mezzo, non di più. Anche Nador adesso è entrato in campo. Nador che batte questa rimessa laterale. Direi al posto di Almici. È uscito Almici, sì. Quindi in campo c'è Nador. Attenzione a Strizzolo che entra in area. Strizzolo, il
tocco, calcio di rigore, fallo ai danni di Strizzolo, vediamo chi lo ha commesso. Dovrebbe averlo commesso il numero 15 dalle mura, dovrebbe essere stato. Quarantaquattresimo minuto, fallo su Strizzolo. E calcio di rigore. Calcio di rigore che è pronto a battere Baez. Fallo del numero 16. Tanto Baez pronto dal dischetto. Va Baez, c'è il gol, 2-0 al 90esimo proprio, 45esimo della ripresa, rigore di Baez. Fallo di Dallemura. E c'è il gol, fallo di Dallemura. E allora 2-0 per la Cremonese su calcio di rigore. Baez, conquistato da Strizzolo, il calcio di rigore porta il punteggio sul 2-0. Si riparte, siamo entrati nel periodo di recupero, l'arbitro farà recuperare qualcosa, non ho visto la sua segnalazione. 3 minuti di recupero mi fanno cenno. E allora si arriverà fino al 93esimo. Balzania con le mani per Bianchetti, poi Bartolomei per Ndiaye. Ndiaye ancora, pallone che non riesce a controllare a Cella. Allora, il fallo è stato di Saiani. Saiani il fallo, perché i numeri che ci hanno dato in distinta non corrispondono. Il fallo è stato di Saiani. Numero 16. Esatto. Il numero 16 è Saiani, sulla distinta il numero 16 è assegnato dalle mura, ma in realtà il fallo è stato commesso da Saiani. Allora ringraziamo il nostro Alessandro Sovrani. Fallo di rigore di Saiani su Strizzolo. È stato Baez a realizzare, 2-0 per la Cremo in questa quarta amichevole prestagionale dei grigiorossi. Continuano a pressare gli attaccanti della Cremonese, che sono Strizzolo e Gondo. Adesso pallone rilanciato in avanti dal portiere, Bianchetti di testa per Cescoschi che fa suo il pallone. Poi palla per Bianchetti. Anzi, chiedo scusa, in porta c'è Agazzi e non Cescoschi, quindi dobbiamo rettificare con numero 22. Al posto di Sara è entrato lui. Anzi, ti fecchiamo ancora, è Cescoschi effettivamente, portiere di in campo, al posto di Sar. Tanto Nodar, attenzione, questa azione, Baez, Gondo, e fischia l'arbitro. Fine. Fine, dopo 3 minuti di recupero termina questa amichevole a Di Maro tra Cremonese e Spal.
termina sul 2-0 per la Cremonese, i gol tutti nella ripresa. Commento finale da parte di Alessandro Sovrani. Gara equilibrata, la Cremonese ha approfittato nel secondo tempo dei numerosi cambi in casa SPAL, due formazioni incomplete, diremo che qualche assenza in più in casa della squadra di Roberto Venturato. È stata partita almeno per un'ora, soprattutto nel corso del primo tempo le due squadre si sono date battaglia, quasi si trattasse di una gara ufficiale. C'è tanto da lavorare, penso soprattutto per la Cremonese, e mi riferisco al mercato che è ancora apertissimo. Indicazioni per Roberto Venturato, bene Murgia, che quindi potrebbe guadagnarsi la conferma, bene la coppia della difesa centrale composta oggi da Arena e soprattutto da Barniere. Ripeto, per la SPAL troppe assenze, in particolar modo quelle centrocampo di quello che è il perno del reparto della formazione ferrarese, ovvero Viviani, e poi da segnalare, da sottolineare in attacco l'indisponibilità di quella che diventerà senza ombra di dubbio la coppia principe del campionato della SPAL edizione 2022-2023, quella composta dalla Mantia e Moncini. Comunque indicazioni positive, diciamo, per entrambi i tecnici, soprattutto si è notata buona volontà di entrambe le parti, una buona condizione considerando il periodo. Ricordiamo che si è giocato in un clima, nonostante ci si trovi qui sulle Dolomiti, estivo. E allora, terminata la partita con il 2-0 per la Cremonese, ricapitoliamo i gol, tutti e due nel secondo tempo, di Valeri al terzo minuto su assist di Ciofani, e al 45esimo sempre del secondo tempo su calcio di rigore Baez. Valeri e Baez dunque firmano questa vittoria della Cremonese in amichevole sulla SPAL. Appuntamento per la Cremonese a sabato 30 luglio a Castelnuovo del Garda, gara non aperta al pubblico, contro il Verona. Da Mauro Maffezzoni un ringraziamento a Alessandro Sovrani di Interestense. Grazie a voi, buona serata. E buona serata e a tutti. Buon campionato. Buon campionato a tutti e appuntamento al prossimo impegno dei grigiorossi.